Ciao a tutti, ben ritrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike, proprio in occasione di Bike Connection Agency a Massa Marittima. Come si può vedere alle nostre spalle, Merida ha portato la sua nuova bici, un'e-bike che compone però una famiglia, la E-Trilogy. E160 è il nuovo modello di Merida, rinnovato perché era già in gamma, che però viene proposto con diverse caratteristiche. Qui dietro abbiamo esattamente la E160 CF, ossia la e-bike pensata per un utilizzo più enduristico, più da divertimento puro, per tutti coloro che adorano il gravity e arrivano da quel background. Quindi una bici che è pensata per performare al massimo in discesa. Telaio, come detto appunto, in carbonio, CF è proprio l'abbreviazione di carbon frame. La batteria è integrata nel tubo obliquo, una batteria da 601 wattora, qualcosa che non era ancora stato fatto da Merida. Il motore è il nuovo Shimano EP801 con 85 Nm di coppia. Qui, come si può vedere da questo telaio, le forme sono cambiate tantissimo. C'è una bella forma sloopy del tubo orizzontale che si connette perfettamente con i foderi alti del carro, che, come si può ben vedere, è un carro pivotless che sfrutta la deflessione dei foderi con uno schema fast che appunto si avvale di questo P-Flex, un punto di flessione, quindi di pivot, che non è composto da un cuscinetto bensì dalla deflessione del carbonio. Tutti i dettagli però su questa Merida E160 CF sono veramente curati. C'è già di serie un parafanghi, tra l'altro con la possibilità di estenderne la lunghezza attraverso questi due fori sul carro. C'è la possibilità di avere un porta oggetti multitool attaccato qui sotto attraverso due viti, e in più ci sono multiple possibilità per quel che riguarda questo attacco qui, perché oltre a funzionare da attacco per il portaborraccia è anche integrabile una batteria da ben 360 wattora, un range extender quindi che porta la capacità totale a 960 wattora per rendere le vostre ride veramente interminabili. In questo telaio è stato mantenuto qualcosa che già in passato era stato sperimentato da Merida, che sono questi bellissimi elementi secondo me di design, che però rappresentano anche un'apertura all'interno del telaio per riuscire a far passare un po' di aria e riuscire quindi a raffreddare il più possibile la batteria, che appunto non è estraibile bensì rimane completamente integrata in questo telaio, un elemento scelto proprio per riuscire ad ottenere il massimo della rigidità dal telaio, quindi irrobustendolo il più possibile, rendendo una struttura bella compatta anche in termini di sezione del tubo, perché qua il tubo è molto schiacciato. Sono stati però messi anche degli elementi protettivi non da poco, perché insomma questo non rappresenta più l'apertura della batteria estraibile bensì una protezione di gomma che serve per proteggere il telaio da eventuali colpi, urti, sassi eccetera. Qui c'è un blocco di sterzo, molta integrazione anche su questo telaio, perché qui si può vedere l'inserimento dei cavi proprio nella serie sterzo, tra l'altro un'integrazione molto pulita che con questi Code Ultimate di SRAM fitta alla perfezione, e si può vedere anche una luce design che è integrata con tutti i modelli della E-Trilogy, quindi della famiglia E160. La E160 di Merida nasce solo in opzione mallet, quindi 29 all'anteriore e 27,5 al posteriore, però è presente anche un flip chip proprio sul link del sistema sospensivo, che può portare quindi da 27,5 a 29 la compatibilità del carro posteriore. Nascendo come pura e-bike da enduro, la E160 ha un travel anteriore da 170 mm, tra l'altro con una forcella 38, in questo caso di Fox con Stelica Shima, quindi il non plus ultra, e una sospensione posteriore da 173 mm. Abbinato però a
questa scelta di travel è stato inserito un angolo di sterzo da 64.5 gradi, quindi qualcosa di veramente consistente, e 78 gradi e mezzo per quanto riguarda il piantone di sella. Geometrie veramente accattivanti, veramente moderne, che sono proprio pensate e perfette per quello che è la pratica enduro più spinta. In questo allestimento si può vedere anche un ammortizzatore con una posizione del mono che ha un piggyback che si espone lateralmente e non al di sotto, proprio per favorire l'inserimento del range extender attraverso il feedlock o anche appunto il posizionamento di una borraccia. Molto interessante, su tutte le Merida della famiglia E160 è presente questo reggisella telescopico Limotec che sfrutta una ghiera che ha una regolazione con range da 30 a 230 mm. Basta svitare questa ghiera e adattare appunto lo stelo alla lunghezza che si vuole sfruttare, al travel che si vuole sfruttare di telescopico. Merida ha inserito tanti accessori, come abbiamo visto anche sull'anteriore, ma qui anche un piccolo multi-tool segreto posizionato sotto la sella, in questo caso una Proxim. L'allestimento in questione è l'allestimento top di gamma, quindi montato con una trasmissione XXSL, quindi cambio elettronico, il motore che è un motore EP801, ma è un motore che è una costante all'interno di tutta la trilogia. Sotto alla E160 CF ci sono altri due concetti di E160. Una E160 che è denominata Light, quindi che ha un telaio in alluminio e batteria rimovibile, ma che si estende in capacità fino a 750 watt-ora, e un'altra che è, diciamo, l'entry level della famiglia E160, rappresentata dalla E140, una bici con un telaio in alluminio, un po' meno travel perché propone 140 mm al posteriore e 150 all'anteriore, ma che si propone di essere una bici veramente per tutti. La E-Trilogy di Merida con le due versioni di E160 e la E140 sono proprio pensate per tutti gli utilizzi più moderni di e-bike. Beh, quanto pesa un telaio come questo abbinato a un motore e sospensioni di questo tipo? Merida dichiara un peso di 22,2 kg proprio per la versione E160 CF. Con la nuova E-Trilogy di Merida viene lanciato anche un nuovo strumento per decidere le taglie della propria bici, proprio per agevolare la scelta di tutti i valori sulla base di quella che è la propria attività. Agilometer quindi permette, attraverso il sito, di verificare attraverso la propria altezza e anche lo stile di guida e quello che si ricerca in una bici qual è la taglia più adatta. Una cosa importantissima, non lo sapevate minimamente, Merida su tutti i telai, compreso l'E160 e le sue sorelle minori, offre una garanzia a vita per il primo proprietario. First ride con la Merida E160, la nuova, devo dire, bicicletta che mi ha lasciato col sorriso. Come vedete, questo era proprio il first ride. Sono salito a bomba, proprio con il boost sempre acceso sulla spaghetti, nessuna difficoltà a fare spaghetti, quindi nonostante sia una bicicletta da 170 mm, quindi una bella endurona, è leggera, si gira super bene anche nei tornanti molto stretti di spaghetti, veramente me la sentivo come se fosse una bicicletta con molta meno escursione, e poi in discesa hai questa agilità ma con i forcelloni e l'ammortizzatore, e quindi diventa tutto più semplice e veramente divertente, nessuna difficoltà nel utilizzarla, cioè è veramente tanto, e niente, devo dire che sono proprio contento, mi sono divertito, poi con la luce davanti, è stato veramente fico finire praticamente quasi al buio come vedete, ma con la luce super epico.